Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Non sono rimasti molti confini nel mondo. Gli esploratori hanno scalato le montagne più alte del mondo e hanno campionato i laghi subglaciali più profondi dell'Antartide. Puoi persino visitare luoghi remoti da casa, in particolare dal tuo browser web. Eppure, alcuni angoli della Terra rimangono ancora sostanzialmente sconosciuti. Un esempio di questo si trova in Groenlandia. Anche se i vichinghi sbarcarono sull'isola più grande del mondo intorno al 1000 a.C., stiamo ancora scoprendo parti della regione dell'estremo nord. Lo scioglimento dei ghiacciai continua a rivelare nuove isole. Gran parte dell'interno del paese è ancora disabitato, poiché circa l'80% dell'isola è coperta da una calotta glaciale. Ma ora gli scienziati cinesi hanno scoperto un mondo completamente nuovo, con una specie sconosciuta alla scienza. Le doline possono essere spaventose, specialmente se si aprono direttamente sotto di te. Considera il mostruoso fossato del 2016, che ha improvvisamente spazzato via parte di un'autostrada a 5 corsie a Fukuoka, in Giappone, nel 2016. Ma possono anche essere meraviglie della natura, come mostra una foresta nascosta nel sud della Cina. Nell'enorme dolina profonda circa 196 metri ci sono alberi alti e secolari, un fitto sottobosco e probabilmente, dicono i ricercatori, creature completamente sconosciute alla scienza. I ricercatori del Geological Survey of China hanno identificato un'enorme dolina carsica nella regione autonoma del Guangxi Shuang, nel sud del paese asiatico. Sebbene altre strutture simili siano state scoperte nella regione, il nuovo ritrovamento è particolarmente importante per la sua grandezza e caratteristiche. L'enorme grotta ospita al suo interno una foresta completa con alberi ad alto fusto e potrebbe contenere anche specie animali e vegetali sconosciute alla scienza. I terreni carsici sono regioni costituite da rocce compatte e solubili, generalmente di origine calcarea, in cui diversi processi di dissoluzione, calcificazione in termini tecnici, creano strutture sia superficiali che sotterranee, con caratteristiche notevolmente diverse da quelle osservate in altre tipologie di regioni. Una di queste strutture sono le doline. Le doline sono grotte che sono formate da fenomeni naturali. Si sviluppano quando l'acqua piovana, leggermente acida, divora gradualmente il sottosuolo fino a creare una grotta sotterranea. L'acqua, che continua a filtrare in seguito, provoca il crollo del soffitto di queste grotte, creando infine la struttura definitiva della dolina. Secondo un articolo pubblicato su Live Science, la Cina meridionale ospita la topografia carsica, un paesaggio soggetto a doline e grotte ultraterrene. La dolina, appena scoperta, è lunga 306 metri e larga 150 metri, con una profondità di 192 metri. La parola in mandarino per queste enormi doline è Tiangeng, o pozzo celeste. Il termine sembra molto appropriato, poiché gli scienziati hanno descritto il fondo delle grotte come effettivamente ultraterreno. I membri del team di spedizione hanno indicato che il fitto sottobosco sul pavimento della dolina è alto quanto le spalle di una persona. Le grotte e le doline carsiche possono fornire un'oasi di vita. La struttura recentemente scoperta presenta alberi secolari alti fino a 40 metri che sopravvivono allungando i loro rami fino agli ingressi delle doline, dove filtra la luce del sole. Oltre all'intera foresta, gli scienziati ritengono che l'enorme grotta potrebbe proteggere specie precedentemente non identificate. Queste doline carsiche sono note per essere forse le strutture geologiche meglio conservate sulla Terra. La regione del Guangxi è nota per le sue favolose formazioni carsiche, che vanno dalle doline ai pilastri di roccia ai ponti naturali. Per questo motivo è stato inserito nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Dall'altra parte, doline e grotte non sono solo un rifugio per la vita, ma anche un condotto verso falde acquifere o profondi depositi di acque sotterranee. Le falde acquifere, cosiddette carsiche, sono le principali fonti d'acqua per 700 milioni di persone sull'intero pianeta, anche se purtroppo sono facilmente accessibili alla contaminazione attraverso fenomeni di drenaggio. Sebbene la nuova scoperta porti a 30 il numero di doline in questa regione della Cina, altre ricerche indicano che strutture simili esistono anche più a nord.
Secondo un articolo pubblicato sul China Daily, nella regione del Anshong sono state scoperte più di 50 doline. Gli scienziati lo hanno descritto come un miracolo nella storia della geologia mondiale, poiché nessuno si aspettava che esistessero doline così a nord. Verranno condotte nuove indagini per scoprire perché si sviluppano lì, insieme a nuove spedizioni per determinare quali specie sconosciute potrebbero esistere nelle grotte. Questa particolare dolina non è l'unica al mondo a brulicare di vita. In effetti, una grotta del Texas occidentale ospita abbondanti felci tropicali grazie ai pipistrelli migratori che portavano con sé le spore di felce nel loro viaggio verso l'America meridionale e centrale. Negli Stati Uniti, il 25% della terra è carsico, scolpito dall'acqua, o pseudocarsico, scolpito dai vulcani o dal vento. Tuttavia, ciò che tutti gli scienziati concordano è che la dolina in Cina è qualcosa di inaudito e che potrebbe essere l'ingresso di un nuovo mondo all'interno della Terra. Da tempo immemorabile, la gente crede che esista un altro mondo appena sotto la superficie del nostro pianeta. La comunità scientifica sostiene che la Terra è una serie ininterrotta di strati, croste e magma liquido che circonda un nucleo caldo e denso, fatto principalmente di ferro e nickel. Ma non tutti sono convinti. Nel XVII secolo, alcune delle principali menti scientifiche dell'epoca proposero una nuova teoria, che il pianeta fosse in realtà cavo. Anche oggi ci sono credenti della Terra cava che cercano di dimostrare le loro teorie attraverso libri, siti web, conferenze e persino spedizioni ben organizzate. Sin dall'inizio dell'umanità, gli esseri umani sono rimasti affascinati dall'idea dell'esistenza di una civiltà sotterranea. Le mitologie greche e norrene parlano di un'intera civiltà extraterrestre che vive in un mondo sottostante completamente diverso. Ci sono molte prove che sembrano dimostrare, senza la necessità di un sole al centro, la reale esistenza di esseri che vivono in un mondo dentro il nostro mondo, un luogo che va oltre ogni immaginazione. In un articolo per la rivista Atlantis Rising, intitolato Terra cava, mito e realtà, dell'autore americano Brad Steiger, si legge delle leggende dei grandi antichi, dove un'antica razza che ha popolato la superficie del mondo milioni di anni fa si è poi trasferita all'interno della Terra. Una razza immensamente intelligente e scientificamente avanzata. Optarono per aver strutturato il proprio ambiente sotto la superficie del pianeta. Gli antichi sono ominidi estremamente longevi e precedono l'Homo sapiens di oltre un milione di anni, da cui desiderano rimanere fuori la nostra società. Lo stesso ammiraglio Richard Evely Byrd della Marina degli Stati Uniti fece una spedizione al Polo Nord il 19 febbraio 1947, in cui lo stesso ammiraglio e la sua squadra scoprirono l'accesso alla terra cava al Polo Nord. Byrd ha visto al suo interno un paesaggio senza ghiaccio, con montagne, laghi, fiumi e grande vegetazione e strane creature, tra cui c'era un animale simile a un mammut. L'ammiraglio ha parlato di macchine volanti che non aveva mai visto prima e che ha incontrato il re e la regina di questo mondo che si chiamava Agartha. Byrd ha registrato tutte le sue esperienze di Agartha nel suo diario, che è ancora considerato un'importante scoperta per la teoria della terra cava. Ora, con la scoperta fatta in Cina, dobbiamo solo sapere che tipo di esseri e creature ospita questo nuovo mondo e se siamo preparati per tali scoperte. Cosa ne pensi della scoperta di questo nuovo mondo? Ci sveleranno tutti i segreti o ci nasconderanno la verità? Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.